questo nuovo video. Oggi parleremo delle università canadesi. Io ho già fatto un video riguardo tipo come iscriversi, come pagare le cose, bla bla bla, però quel video è pietoso, quindi magari alcune cose le andrò a riprendere, però se comunque se volete vedere il video originale dove magari ho detto più informazioni, ve lo lascerò comunque linkato qua sotto. Se no, ho fatto anche un altro video dove vi facevo vedere il mio campus della mia università e parlavo un po' di alcune differenze, e quindi vi lascerò anche quello linkato in caso volete andare a vederlo, perché probabilmente alcune cose o mi dimenticherò di dirle in questo video o mi sono dimenticata di dirlo in quell'altro video, quindi magari fate un insieme se siete interessati. Se volete andare a seguirmi sui social, uso tantissimo Instagram, anche Twitter, però su Twitter principalmente dico un sacco di boiate, e anche quelli ve li lascerò linkate qua sotto, quindi se avete voglia di seguirmi sono lì. E faccio un sacco di storie dove mi lamento o dove dico sono state. Quindi buona visione. Prima di tutto io parlerò dell'università dal punto di vista di una studentessa che è venuta qua a fare la magistrale, non da qualcuno che parte in Erasmus, perché principalmente quando partite in Erasmus le informazioni ve le danno le università, un po' come funziona, cosa dovete fare, quindi i pagamenti, solitamente non fate i pagamenti all'università diretta in Canada, mai, perché pagate la vostra università in Italia, quindi insomma quando andate in Erasmus funziona un po' così, pagate la vostra università, quindi andate in Erasmus, fate il trimestre all'estero ed è come se faceste il trimestre in Italia, insomma. Quindi io parlerò dal punto di vista di qualcuno che vorrebbe partire a fare tipo una triennale, una magistrale, un dottorato, tutte queste cose qua. Io sono partita per fare la magistrale in traduzione. E quindi il processo di iscrizione all'università canadese è molto più lunga per uno studente straniero rispetto a uno studente canadese, perché ci sono tante più scartoffie da fare. Prima di tutto io sono venuta in Quebec, quindi in Quebec ci sono ancora più scartoffie da fare rispetto a un'altra regione anglofona del Canada. Quindi primissima cosa è dovete mandare tutte le ammissioni alle varie università dove volete andare. Quindi è molto 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 importante che guardate tutti i requisiti che le università richiedono, tipo che media dovete avere, quanti crediti dovete avere in delle certe materie, quale materia dovreste fare, perché tante volte se non avete crediti, abbastanza crediti in una certa materia con la quale volete continuare la magistrale, oppure avete bisogno di alcuni corsi da fare perché devono tipo completare la vostra magistrale, l'università ve lo dirà al momento in cui vi accettano. Per esempio, io sono venuta per fare la magistrale in traduzione e la mia triennale era in traduzione e interpretariato. Come vi avevo già detto, mi hanno accettata perché hanno detto avevi un botto dei crediti in traduzione. Ed è vero, perché la mia triennale era da 180 crediti, come credo un po' che tutte le triennali in Italia siano, mentre qua in Canada 180 crediti non li raggiungi neanche facendo 4 anni di università, perché loro hanno molti meno corsi e i corsi valgono molti meno crediti, anche se non dovrebbe essere così perché i loro corsi sono veramente veramente impegnativi, e quindi certi corsi che io in Italia ho fatto da 6 crediti e qua invece ho fatto dei corsi da 3 crediti, quei 3 crediti valevano molto molto di più rispetto ai 6 crediti che facevo in Italia. Quindi diciamo che il sistema è un po' diverso, però solitamente per farti accettare all'università quello che io ho inviato sono stati i miei voti, e giustamente quando invii dei voti all'estero devono essere tradotti, a meno che non siate studiando in Francia o in Belgio, in un paese francofono o anglofono dove le cose vengono già fuori in inglese o francese, dovete tradurre i documenti ufficialmente. Quindi ho dovuto tradurre ufficialmente i miei voti del liceo, i miei voti della triennale, il mio diploma del liceo e la mia laurea. Ho dovuto inviare 3 lettere di raccomandazione che ho dovuto chiedere ai miei prof dell'università, che non sapevano manco cosa fossero, perché qua in Canada le lettere di raccomandazione vanno tantissimo, per qualunque cosa loro chiedono lettere di raccomandazione. Ho chiesto dei prof dell'università di farmi questa cosa, che comunque era il terzo anno, ormai mi conoscevano tutti, ho avuto gli stessi prof per 3 anni, quindi non è stato come andare a uno sconosciuto e dire ciao, mi fai una lettera di raccomandazione dove dici tante belle cose su di me? No. E la lettera di raccomandazione io non le ho mai viste, sono state chiuse in busta e le hanno inviate loro stessi all'università in Canada, perché è così che funziona, non puoi inviarle tu, devono essere loro a inviarle. E poi ho dovuto inviare
varie scartoffie, tipo documenti, cose, carta d'identità, insomma queste cose piccolezze. E poi ho dovuto fare questa cosa qua, inviare via posta, e poi ho dovuto farlo anche online sul sito dell'università. L'ho fatto in tre università, perché comunque è sempre meglio applicare, cioè se fate un application, farle tipo in almeno due università, perché, cioè io lo faccio per scaramanzia proprio, cioè dico, io sapevo già quale università volevo andare, però ho fatto la domanda in altre due università per essere sicura che mi accettassero da qualche parte, anche se comunque i programmi erano sempre belli anche nelle altre università, poi la mia scelta finale è stata questa. E dopo un mese ho avuto la risposta dell'università dove io attualmente ho finito, e poi dopo qualche altra settimana avevo avuto le risposte delle altre due università. Sono stata accettata in tre università, però io avevo già fatto la mia scelta, e infatti la primissima università che mi ha risposto è stata quella in cui io volevo andare, e mi hanno accettata. Solitamente quando ti accettano, o ti accettano senza condizioni o ti accettano con condizioni, o ti possono addirittura mettere in lista d'attesa se per caso ci sono troppe domande. Però la magistrale qua non va tantissimo, nel senso che pochissimi fanno la magistrale, mentre in Europa la magistrale è una cosa che tipo, oh mio Dio, se non fai la magistrale non sei nessuno. Qua se fai la magistrale sei Dio. Immaginatevi se farò un dottorato, perché tanta gente dopo la triennale o trova lavoro, principalmente decide di fermarsi là perché non ha voglia di continuare, o perché ha trovato lavoro o robe così, ed è giusto così, cioè ognuno con le sue scelte di vita. Però sì, la magistrale è una cosa che nessuno ti obbliga a fare, mentre in Europa, cioè se non hai la magistrale non ti guardano neanche in faccia. La magistrale eravamo veramente pochissimi, eravamo tipo in 7 o 6, una roba del genere, e mi avevano accettata. E poi dopo che ti accettano, quello che devi fare è mandare subito i documenti per l'immigrazione, ovvero fare i visti, i vari visti. Quindi ho dovuto fare prima un certificato per il Quebec, che vale solo per il Quebec, e dopo che ho avuto la risposta di questo certificato per il Quebec, ho dovuto fare il visto. Giustamente per fare queste cose qua hai bisogno della prova che ti hanno accettato all'università. Devi avere anche una prova che hai le finanze, hai finanze per poter vivere in Canada, perché le università canadesi, se non sei francese, se non sei belga, o ci sono altri paesi un po' tipo Norvegia, la Svezia, Svizzera se non mi sbaglio, che hanno tipo degli accordi col Canada o col Quebec comunque, che hanno questi accordi, quindi puoi pagare come pagano i canadesi, insomma, mentre se sei italiano paghi tantissimo. Quindi diciamo che loro vogliono una prova che tu puoi pagare l'università e che non andrai lì magari facendo magari un visto universitario per poi rimanere là illegalmente. Sai, un po' queste cose qua che loro si fanno paranoie, che magari qualcuno anche fa, non so. Quindi ho dovuto inviare anche queste cose qua. Una volta che hai il visto, vabbè, sei pronta per partire. Quindi diciamo che queste sono veramente informazioni poco di che vi do, ma giustamente potete sempre andare sul sito dell'ambasciata canadese, che queste cose potete anche chiamare in Italia, che c'è l'ambasciata a Roma, e però ovviamente contattare le ambasciate, vi dirò subito che non è facile, però diciamo che il sito dell'ambasciata canadese comunque è abbastanza chiaro, ti dicono veramente step by step come fare le cose. Ok, dunque, le università canadesi. Allora, io ovviamente adesso vi ho detto un botto di informazioni. Come vi ho già detto, potete andare a vedere quei due vecchi video, di cui il primo però in inglese, perché avevo iniziato questo canale in inglese, poi ho detto no. Quindi praticamente quello che volevo parlarvi è le università, cosa aspettarsi dalle università canadesi. Allora, siccome ho letto tanti commenti in giro, purtroppo, perché la gente spara boiate prima di sapere o prima di vivere davvero in un paese per capire com'è, tante persone dicono che l'istruzione, principalmente dicono l'istruzione in America e in Canada fa schifo, perché sì, c'è il modello americano, fanno robe a crocette. Vabbè, lasciamo stare, perché queste cose che vedete nei telefilm non è che è detto che siano vere tutte. Allora, io non ho fatto il liceo qua, però ho fatto l'università. Quindi penso che se comunque l'università ha un certo metodo di insegnamento che è abbastanza forte, significa che forse anche al liceo hanno un certo insegnamento. Ovviamente non paragoniamo i licei qua che sono, come dicono, un modello americano, nel senso che sei tu che ti fai il programma di studi, con un liceo scientifico che ho fatto io, dove sono stata costretta a studiare un sacco di materie delle quali non me ne fregava niente.
Diciamo che qua la gente cerca sempre di puntare su un segmento in cui è l'alunno che decide cosa vuole fare della sua vita. Quindi ci sono delle materie obbligatorie tipo il francese, l'inglese, matematica, fisica, queste cose qua, però dopo dà la scelta allo studente di scegliersi quello che piace a lui, nel senso che se all'università una persona vuole andare a fare medicina, sicuramente si sceglierà tutte le cose tipo chimica, fisica, matematica, rinforzamento di matematica, loro hanno anche tipo rinforzamenti di certe materie, hanno la materia stessa poi anche corsi rinforzati. Se una persona invece vuole andare a fare lingue, sicuramente si sceglierà un profilo umanistico dove farà solo robe umanistiche, magari un po' di matematica una volta a settimana, perché non le frega niente, ed è giusto così, io lo trovo una cosa giusta. Come io al liceo scientifico mi sono dovuta studiare scienze della terra, fisica, chimica, queste robe qua, delle quali non me ne fregava niente perché sapevo che sarei andata a fare una roba umanistica, però ho fatto comunque il liceo perché volevo farmi una cultura. Ecco, diciamo che io adesso sono 5 anni che non uso la matematica o la fisica o la chimica, mi ricordo ancora le cose, ma a cosa mi sono servite esattamente nella vita? A niente. Quindi loro puntano sempre su un profilo personale, sei tu che ti fai il tuo profilo di studi. All'università è più o meno la stessa cosa, ci sono dei corsi obbligatori e ci sono dei corsi che sei tu che te li scegli perché sei tu che vuoi decidere di fare quei corsi. Però per la maggior parte, soprattutto alla triennale, la maggior parte dei corsi sono obbligatori perché fanno parte di quell'insegnamento. Quindi diciamo che queste boiate del in Canada e in America sono stupidi perché non studiano latino, no, cioè no, magari diciamo che ci sono rimasta male perché non studiano letteratura inglese, per dirvi, cioè letteratura inglese che comunque, cioè il Canada è stato comunque anche una colonia degli inglesi, e non studiare letteratura inglese che è comunque un po' la letteratura, non dico universale, però più o meno, non studiano nemmeno la letteratura americana, per dirvi, quindi studiano solo la loro letteratura, quindi da questo punto di vista sono abbastanza chiusi perché studiano solo letteratura canadese e letteratura quebecoa. Quindi non hanno un po' una cultura sulle cose dell'Europa, però allo stesso punto dicono, ma noi che cazzo ce ne frega? Potrebbero dire che ha ragione, per carità. Diciamo che è un po' triste che non si aprono un po', però allo stesso punto loro studiano comunque le cose come tutti gli esseri umani, cioè se non fanno storia dell'arte o se non fanno latino è perché non fa parte della loro cultura. Come noi in Italia non abbiamo studiato granché della storia canadese e della storia americana, la stessa cosa per loro, quindi è una cosa abbastanza comprensibile. Quindi evitiamo per favore, perché ho già letto commenti in giro di gente che che la gente è stupida, che non voglio sentire queste cose, perché le università qua sono organizzate così bene, vi dico, sono veramente organizzate benissimo. L'unica cosa che mi dispiace è che i crediti non sono abbastanza per i corsi che fanno, perché i corsi sono veramente veramente impegnativi. Allora, i corsi qua come funzionano? I corsi non sono corsi come in Italia che vanno a trimestre o annuali, dove tu stai tutto l'anno o tutto il trimestre a seguire le lezioni, poi magari anche a dormire tutte le lezioni e poi fare un esame finale. Qua ogni settimana tu hai qualcosa, hai sempre una presentazione da fare, hai un essay da scrivere, hai magari tante volte tipo ogni due mesi hai un piccolo esame che vale una percentuale, quindi diciamo che prima di fare l'esame finale tu arrivi già con una percentuale. E onestamente io questo metodo l'ho trovato molto meglio rispetto al metodo italiano. Per esempio, all'inizio mi era difficile perché dovevo sempre stare in passo con tutte le materie che avevo e ogni settimana dicevo, oddio, oggi una presentazione, un'altra presentazione, un essay da scrivere. Quindi è molto più frenetica la cosa. E poi questi corsi valgono veramente pochi crediti, tu sei tipo baffaculo con tutte le cose che sto facendo, mi dai solo 3 crediti. Però diciamo che questa cosa aiuta la gente a essere attiva ogni volta, quindi a studiare volta per volta principalmente, e questa cosa non la fanno solo all'università, la fanno anche ai licei e anche alle medie in realtà, cioè tipo anche alle medie fanno sta cosa, magari non a scrivere i 6, però tipo a fare presentazioni, comunque a scrivere qualcosa per casa, tipo anche temi, robe del genere, comunque lo fanno fare perché questo aiuta le persone a essere sempre attive, a fare sempre qualcosa. Questo parlo dal profilo umanistico, nel senso tipo inglese, francese, lingue, letterature, queste cose qua. Danno sempre libri da leggere, soprattutto quando si studia una lingua straniera, fanno sempre leggere i libri fin da quando sono piccoli, fin dalle elementari medie, forse le elementari un po' meno, ma le medie sicuramente li fanno già leggere i libri, quindi ogni settimana magari leggere
leggere dei capitoli, puoi parlarne in classe, analizzare queste cose qua, io lo trovo un metodo veramente utile, perché comunque aiuta la persona, uno, magari appassionarsi anche a leggere, due, essere comunque attivo ogni volta, fare qualcosa e non arrivare solo all'esame finale e fare tipo, ok. Quindi diciamo che all'università, appunto, cioè mi sto perdendo un po' a parlare anche dei licei, giusto per farvi capire che la gente qua non è stupida, non è che fa robe solo a crocette, anzi non fa le robe a crocette, cioè nel senso può capitare ogni tanto che facciano robe a crocette per un piccolo esame, tipo un mini esame che vogliono fare di conoscenza che vale tipo un 10%, quindi non è niente, non ti cambia la vita se fai una cosa a crocette. Io quello che ho sempre avuto sono state presentazioni, assolutamente, che mi vergognavo da morire ogni volta in classe, adesso invece mi sono abituata così tanto bene a fare presentazioni che non mi vergognerei più di parlare in pubblico, all'inizio tipo avevo una fifa che non mi dico. Presentazioni sempre comunque su un certo argomento, su una cosa, su un lavoro, scrivere saggi, quindi avevi tipo magari un argomento sul quale dovevi scrivere un saggio di 10 pagine, 5 pagine, 20 pagine, insomma dipendeva un po' dal prof, dipendeva un po' dalla percentuale che valeva quel saggio, e poi c'era l'esame, o l'esame di midterm, come tipo l'esame di metà trimestre, oppure l'esame finale proprio. Io su alcune materie ho avuto il midterm, dove c'era l'esame a metà trimestre, poi ho avuto l'esame finale, poi avevo piccole cose, tipo piccole presentazioni. Quindi diciamo che i corsi in cui avevo il midterm non avevo i 6 o più presentazioni, invece i corsi in cui c'era un esame finale grosso e poi piccole presentazioni avevo più robe da fare. Questo dipende sempre dal prof, dipende dal prof come organizza il suo corso, non è una cosa fissa, non è che se tipo tutti i corsi sono questo, questo o questo, cioè sono i prof che decidono. All'inizio appunto mi sono trovata diciamo male per il fatto che non ero abituata sempre a fare cose, però dopo un po' mi sono così tanto abituata a fare queste cose che ero sempre attiva e mi piaceva la cosa. E comunque sei anche più tranquillo, perché quando arriva l'esame finale, se hai fatto bene le tue cose durante il trimestre, tipo le presentazioni, i saggi, le traduzioni, perché comunque io avevo anche sempre traduzioni da fare, sai già che partirai magari, non so, con un 60%, con un 50%, e all'esame finale non hai questa fifa che dice oddio sto per fallire. Quindi, anche perché qua non puoi fallire gli esami, mentre in Italia puoi rifare l'esame 50.014 volte, qua in Canada non puoi fallire l'esame, perché se fallisci l'esame, perché qua in Canada se fallisci l'esame devi rifarti il corso, non proprio solo l'esame come noi che tipo fallisci l'esame ma puoi andare avanti col tuo programma, no, qua se fallisci l'esame devi rifarti il corso, quindi oltre a rifarti i tuoi corsi normali ti rifarai anche quel corso, di nuovo dovrai andare a lezione, rifare tutte le cose e poi rifare l'esame. Fortunatamente, grazie a Dio, non ho mai fallito un esame, perché se avessi fallito degli esami sarei stata nella merda più totale. Quindi diciamo che questa è la cosa difficile, nel senso quella è che ti devi sempre impegnare al 150%, ti devi sempre sempre impegnare, non basta solo fare bene all'esame finale, devi proprio essere, perché se l'esame finale vale un 40% e tu durante il trimestre non hai fatto niente, rischi di fallire. Quindi poi sul sito dell'università hai sempre un dossier, il tuo dossier personale, dove ci sono i tuoi voti, ti compaiono sempre i voti lì quando escono fuori i voti, è una cosa personale, escono solo sul tuo dossier, non escono tipo in Italia, mi ricordo che uscivano sempre, ok, avevi il tuo numero di matricola, però comunque, cioè, se sapevi il numero di matricola del tuo amico, sapevi che voto ha preso, insomma. Non esistono i libretti universitari. Non so se in Italia esistono ancora, io ce l'avevo purtroppo, ero un'università antiquata che avevo ancora il libretto di università, dovevo andare a firmare il voto, non esistono qua. Qua c'è tutto online, si fa tutto online, i tuoi pagamenti dell'università si fa tutto online, i voti si fa tutto online, quindi c'è tipo anche la tua media, ogni trimestre viene calcolata e tu alla fine, tipo io adesso che ho finito la magistrale, so già che media ho. Una cosa diversa è che quando ti laurei, sulla tua laurea, prima di tutto c'è una cerimonia per tutti, non è che quando hai finito ti laurei, è tipo se io adesso che ho finito a gennaio devo aspettare settembre per avere la cerimonia di laurea, avrò comunque il diploma prima, però nel senso per la cerimonia ufficiale devo aspettare settembre.
non c'è scritto sul, quindi sul tuo, sulla tua laurea, sul tuo pezzo di laurea, di carta, insomma, non c'è scritto il voto. Quindi principalmente c'è scritto solo laureata in magistrale di bla bla bla, nome bla bla bla, l'università di bla bla bla, fine. Il tuo voto, cioè non è una, cioè la tua media ce l'hai online, sai tu qual è la tua media, non te lo metteranno mai schiacciato su un pezzo di carta, e io la trovo una cosa abbastanza giusta, perché è inutile schifeggiare in faccia agli altri, guardo 110 e lode, cioè boh. L'ultima cosa che voglio parlare, perché veramente non voglio far durare questi video con 50.000 minuti, magari ne, cioè comunque ne farò altri riguardo all'università, magari riguardo altre, ad altri argomenti. L'ultimo argomento di cui voglio parlare sono le borse di studio, che magari a tanti interessano queste cose. Allora, se volete venire qua, come vi ho detto, costano tanto le università per gli italiani, purtroppo costano veramente tanto. Però ci sono delle borse di studio, però le borse di studio non le puoi avere prima di venire in Canada, è una cosa che tu devi farti almeno uno o due trimestri qua, e poi puoi richiedere una borsa di studio quando ci sono i concorsi. Ci sono... infatti l'anno scorso ho avuto una grossa borsa di studio con la quale sono riuscita a pagare quasi metà di tutte le rette scolastiche, che comunque non è poco, vi giuro. Però comunque prima di fare questo ho dovuto farmi due trimestri, e ovviamente quello che a loro interessa è che tu abbia dei voti. Puoi fare tutte le cose che vuoi, però se ti presenti una borsa di studio con dei voti che la media veramente non funziona, non te la daranno mai. Cioè, puoi dire che sei povero, puoi dire che sei intelligente, ma che i voti non, insomma, cioè non, a loro non interessa, loro guarderanno i voti, chiederanno una lettera di raccomandazione, magari ti chiederanno a te di scrivere magari una cosa tipo sul perché ti meriti questa borsa di studio, roba del genere, o su cosa stai lavorando, insomma questo genere di cose. Però appunto quello che importa di più sono i tuoi voti. Quindi ragazzi, questo è tutto, io mi fermerò qua con questo video, perché non mi piace fare video lunghi, cioè è proprio una cosa che io detesto, perché quando io guardo i video su YouTube, cioè se i video vanno oltre 25 minuti io non li guardo. Quindi prossima volta magari farò un video sull'università, sugli aspetti più fighi dell'università, tipo le feste universitarie, cosa, i vari club, tutte queste cose qua che potete trovare all'università, e cosa si differenzia rispetto all'Italia. Però per le cose pratiche vi ho già detto un po' così, poi come vi ho già detto ci sono altri due video dove potete andare a vedere, ma credo di aver detto più o meno le stesse cose, e magari in maniera più svelta. Però se volete andare a vedere l'università, guardatevi assolutamente il video del tour, dove faccio il tour del campus e si vede tutto, tipo c'è anche una bella giornata d'autunno, quindi vedrete tutto bello, perché comunque sono diversi molti campus italiani dai campus canadesi. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!